Simone 37 anni, Glenda 36, Roberto 65, Martina 34, Matteo 22, Roberto 74, Gianfranco 67, Raimondo 70, Filippo 4 anni. La notte tra il 9 e il 10 settembre per loro è stata l'ultima, per molti altri ha rappresentato una soglia oltre la quale la vita non sarà più la stessa. Un mese dopo l'alluvione che ha invaso e devastato Livorno, la città nel fango è protagonista della pancia, con coloro che da 31 giorni fanno i conti con un fenomeno sempre meno raro alle nostre latitudini. I livornesi si stanno rialzando anche grazie alla solidarietà, ma sarà dura tornare come prima. Un evento catastrofico che è diventato anche un caso politico per le polemiche divampate già dai primi minuti, con ancora le vittime imprigionate nella mota. Il dito è stato puntato contro l'amministrazione comunale sulla gestione dell'emergenza che non sarebbe scattata come doveva. Proprio di questo si discuterà questa sera alla pancia con il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e con molti altri ospiti. Cercheremo anche di dare notizie proprio a coloro che sono stati danneggiati da questo grave evento per come andare avanti e come ottenere i risarcimenti. Tra poco alla pancia. La pancia questa sera parliamo, come vi ho detto nell'anteprima, del disastro accaduto a Livorno un mese fa. Vi presento subito i nostri ospiti, saranno tanti anche in collegamento. Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Francesco Gazzetti, buonasera. Buonasera a voi. Il docente di geologia applicata all'Università degli Studi di Firenze, Nicola Casagli, buonasera. Buonasera. Subito a Filippo Nogarin, abbiamo parlato delle polemiche. Questa volta le polemiche, di solito quando c'è un disastro, si dice oggi non è il giorno delle polemiche. Nel caso di Livorno le polemiche sono divampate immediatamente. Un breve giro con voi e poi andiamo a salutare gli altri ospiti. Sì, le polemiche sono divampate immediatamente perché svegliarsi in una situazione di incredulità, quella che abbiamo trovato a poche ore, praticamente in una situazione che era incredibile, sembrava veramente un incubo. 250 mm d'acqua in 2 ore, Sì, quanto nei precedenti 8 mesi? mesi, esattamente. E credo che da parte mia in quel momento ci sia stato anche un atteggiamento probabilmente sbagliato, dettato veramente dalla rabbia, dall'incredulità di quello che in qualche modo è stato uno svegliarsi all'interno di un incubo reale. Questa è la situazione. Ci aspettavamo di tutto fuori che una situazione come quella che poi purtroppo abbiamo dovuto non soltanto affrontare nelle prime ore, ma che stiamo tuttora Certo. governando in modo egregio, ma in quel momento è stata veramente durissima, durissima. Tanto per il ruolo di sindaco, ancora di più per l'uomo che in qualche modo si è dovuto confrontare con dolore, con rabbia, che è quello che di fatto poi è venuto fuori anche dalle esternazioni, fin dalle prime battute, di quello che probabilmente con il senno di poi sarebbe stato affrontato in un altro modo, ma si sa, con il senno di Gazzetti, poi. Gazzetti. Polemiche giuste, arrivate. Allora, in questa situazione le polemiche erano del tutto inutili, perché stando con i piedi nel fango sin da nell'immediatezza, chi c'è stato si è reso conto che da parte della cittadinanza, dei miei concittadini, dei nostri concittadini, c'era un'unica richiesta: non fate polemiche, cercate di essere concreti. E le parole del sindaco sono parole importanti, quelle che ha pronunciato adesso. Ci sono stati sin dal subito forse anche degli eccessi, però credo che la risposta che poi è arrivata, ne parleremo, era diciamo conseguenziale con la richiesta che arrivava dalla cittadinanza. Le polemiche magari lasciamole in un secondo momento, in un'altra fase. Preoccupatevi, occupatevi della situazione e cercate di fare il meglio possibile. E credo che questo sia stato l'approccio giusto, ma sicuramente ne parleremo. Quindi polemiche assolutamente inutili. Chi l'ha iniziata, secondo me, ha commesso un errore in questa fase che necessita ancora di un grande impegno. Bisogna essere conseguenziali ancora a questo approccio. Fare fatti. Prego.
Professor Casagli, poi con lei parleremo in maniera approfondita del sistema dell'allerta della Regione. Tra l'altro sentiremo anche più volte il Presidente della Regione, nonché commissario straordinario per questo evento. Polemiche inutili, fatte troppo presto? A me le polemiche non interessano, io mi occupo di rischi. E allora parliamo con lei di rischi, andiamo invece da Luca Lunedì, che è collegato con noi da Livorno, da Piazza delle Carrozze. Buonasera Luca, buonasera a te e a tutti tanti tuoi ospiti. Buonasera Patrizia, buonasera agli ospiti in studio. Sì, siamo qui in Piazza delle Carrozze a Montenero, uno dei luoghi più colpiti in assoluto, tanto che questa frazione è stata isolata per giorni dopo l'alluvione. Abbiamo qui con noi veramente tanti ospiti, cittadini Montenero, soccorritori, ristoratori, insomma tutta una comunità che ha voluto partecipare per far sentire la propria voce. Qui accanto a me ho Nicola Poggiolini, uno degli abitanti qui di Montenero. Prima raccontava la sua storia, che era la storia di quella notte terribile in cui oltre un metro e mezzo di acqua è arrivato, fango ha divelto portoni, sradicato alberi. Non si può vedere, ma qui alle nostre spalle ci sono ancora le transenne, i cumuli di macerie per dei lavori in corso che, mi dicevano i Poggiolini, insomma, sono fermi. Quindi magari partiamo da questo, quindi avete vissuto dei giorni terribili, ma insomma le macerie sono ancora qui. Sì, buonasera a tutto lo studio. Allora, no, niente, io volevo sapere dal sindaco come mai è 3 settimane che qua i lavori in Piazza delle Carrozze sono fermi. Hanno aperto, hanno fatto una buca e poi sono andati via tutto. Noi come cittadini vogliamo sapere il motivo, perché noi non possiamo più stare la notte quando piove affacciata alle finestre perché abbiamo paura. Ecco, Patrizia, quindi insomma mi sembra già uno stimolo interessante. E allora sentiamo subito il sindaco, poi torniamo. Ma i lavori sono fermi semplicemente perché lì c'è una fase di progettazione, un errore progettuale che è stato fatto negli anni 90 e che è stato rilevato anche dai tanti abitanti di quella zona e che noi abbiamo evidenziato e stiamo correggendo, tant'è che avremmo potuto fare quello che hanno fatto anche in passato le precedenti amministrazioni, mentre abbiamo affrontato il problema in un modo completamente differente. Abbiamo chiesto la consulenza di un ingegnere idraulico nella fattispecie che vada a correggere degli errori che sono stati fatti appunto su quella parte che attraversa la Piazza delle Carrozze, che poi è l'origine dell'allagamento che ha colpito tutti quanti loro. In realtà quindi posso tranquillizzare quella cittadinanza che l'intervento che verrà fatto lì non sarà un intervento superficiale, ma sarà un intervento veramente importante, affrontato con tutti i crismi e che risolverà definitivamente il problema, esattamente come sarebbe dovuto accadere nel 1990, quando un problema analogo aveva già colpito quella parte di frazione della città. Intanto io ricordo a casa che per chi vuole fare domande ai nostri ospiti, hashtag alla pancia, mi raccomando, twittateci le vostre impressioni, i vostri commenti, leggeremo naturalmente quelli che ci sembrano più interessanti. Si parla del passato, di errori fatti nel passato, è qui che naturalmente poi coinvolgerò anche il professor Casagli, ma vorrei che sentissimo un primo stralcio di una intervista che abbiamo realizzato poche ore fa il Presidente della Regione Enrico Rossi, che tra l'altro nelle prossime ore sarà proprio in Piazza delle Carrozze, se non sbaglio, quindi giovedì 12 ottobre, domani, e quindi farà un nuovo sopralluogo nelle zone alluvionate. Torniamo indietro, torniamo a quelle polemiche che vi accennavo, ovvero i colori dei codici. Sentiamo Enrico Rossi. Ci sono delle codifiche, dei codici, scattano automaticamente. Il codice arancione era quello giusto per quel caso, si è verificato perfettamente ciò che doveva, purtroppo, temevamo potesse verificarsi. Con conseguenza del codice arancione era necessario che venisse emanata l'allerta. Non voglio polemizzare con Nogarin, anzi stiamo collaborando. Credo che bisogna fare di più per alzare la consapevolezza generale. Noi abbiamo negli anni dove ci sono maggiori possibilità di rischio fino a 14-15 allarmi.
codici arancioni o codici rossi. La differenza soprattutto si riferisce ai fiumi che interessa, se sono piccoli o se sono grandi, la portata dei fiumi, la grandezza del possibile rischio in termini di territorio, di vastità. Quando diamo un allarme, io sono convinto che i cittadini bisogna che siano allertati, che i piani entrino in esecuzione, che dai seminterrati si vada via, che non si prenda le auto, quel giorno magari si sta in casa e non si va a cena fuori. Le zone industriali, anche questo è un problema che è venuto fuori piuttosto chiaramente, predisporre piani di evacuazione, bisogna anche sapere che questi eventi ormai non sono più eccezionali e quindi anche essere, come si dice oggi, resilienti, cioè ad esempio a volte basta per salvare qualcosa anche mettere una paratia davanti all'ingresso. Noi lavoreremo anche per un'app che i cittadini stessi potranno mettersi sul telefonino. A proposito dell'app, c'è quest'altra polemica legata a un'app che il sindaco di Livorno non avrebbe scaricato in tempo. Non lo so, insomma, vedranno a Livorno, c'è un'indagine della magistratura. Noi abbiamo distribuito 2500 applicazioni per le quali collegate a 250 pluviometri e 150 idrometri avvertono quando si superano certi livelli che può esserci il pericolo. A quel punto scatta una sirena come quella dei Vigili del Fuoco, anche piuttosto, insomma, un po' urticante, un po' spaventosa. E adesso noi le abbiamo dati ai responsabili della Protezione Civile e poi a chi ha ritenuto di voler mettere questo, tra i sindaci, tra gli assessori, a chi ha ritenuto di voler mettere questa applicazione. Vorrei che ci stiamo lavorando, questa applicazione possa essere data anche agli stessi cittadini. Ecco. Ecco, qui abbiamo introdotto il tema dell'allerta. I colori dell'allerta sono quali, professor Casagli? Sì, sono quattro livelli di allertamento, o verde, giallo, arancione e rosso. È già, secondo me, un grosso passo avanti che è stato fatto negli ultimi anni grazie alla Protezione Civile di coordinare fra le regioni almeno i colori dell'allerta, che prima erano completamente diversi fra una regione e l'altra. Adesso c'è una armonizzazione, i colori sono gli stessi per la Liguria, per la Toscana, per il Lazio. Qual è la differenza tra l'arancione e il rosso? E mi sembra su questo sì. L'arancione e il rosso sono gli eventi in cui c'è pericolo per le persone e sono tutte e due, tra i 15 e i 20 l'anno normalmente sulla Toscana, tutti e due. E rosso vuol dire che è un evento più intenso, che è maggiore il numero di persone potenzialmente coinvolte. E magari è da chiarire bene che questo sistema di allertamento è nato nel 2004 per fare la previsione di ciò che è prevedibile, cioè le grandi alluvioni sui grandi fiumi, l'Arno piuttosto che il Tevere, piuttosto che il Po. E eventi così localizzati, così concentrati come quello di Livorno, in cui ricordo sono piovuti 230 mm d'acqua in 3 ore e 260 in 6 ore, sono eventi veramente difficili da prevedere, non tanto nella loro, cioè sul fatto che possano avvenire, ma dove e quando è totalmente impossibile. Cioè poteva avvenire a Livorno, poteva avvenire 50 km più su o 50 km più giù. Non è pensabile usare il sistema di allertamento per evacuare intere città o intere comunità, bisogna pensarci prima. Quindi la polemica su quello, Gazzetti, era una polemica di lana caprina? No, tra l'altro saluto Nicola, ci siamo visti nell'immediatezza dei fatti a Montenero, abbiamo fatto un giro proprio nella sua casa, nella casa delle persone accanto, da lì è nata anche l'idea appunto di provvedimenti che parlassero proprio alle esigenze di queste persone, senza tante parole, badando ai fatti, e quindi lo saluto e anche l'abbraccio. La polemica sui colori francamente è stata assolutamente assurda, insomma, cioè quando arriva un'allerta... Vabbè, ma il sindaco è stato messo veramente alla berlina per no, questa assurda cosa. No, assurda nel senso che quando si riceve un'allerta ci si mobilita, e poi dopo che sia arancione sia rossa, insomma, credo che questo sia il punto dal quale secondo me si poteva anche tranquillamente fare un altro tipo di ragionamento, nell'immediatezza dei fatti
sicuramente si potevano pronunciare parole differenti e soprattutto si doveva pensare sin da subito appunto alle esigenze di queste persone. La polemica sui colori, francamente, credo e allora che non la mozione era di sfiducia, che non è passata naturalmente per mancanza di sufficienti numeri in consiglio comunale, è questione di pochissimi giorni fa. Perché c'è stata, Gazzetti? Lo dico perché il Partito Democratico è all'opposizione a Livorno. C'è stata perché, come hanno raccontato bene i consiglieri comunali delle opposizioni, perché tra l'altro ci si scandalizza molto di tanti comportamenti, il gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco ha ritenuto opportuno non partecipare ai lavori. Poi ci dirà il sindaco perché, sì, questo, l'abbiamo letto, ma lo vogliamo ovviamente sentire. Spetta al sindaco ovviamente rispondere su questo, sì. E credo che abbiano raccolto il sentire anche della città, che chiedeva un atto forte. L'atto non è passato, si sapeva che i numeri non c'erano, il gruppo di maggioranza secondo me ha assunto un comportamento francamente poco rispettoso anche istituzionalmente, però questi sono i comportamenti d'aula. E devo dire che ci sono tante cose, secondo me, che al sindaco poi potrebbero essere chieste. Però mi sembra che la domanda molto concreta che arriva da Montenero, altre ne arriveranno, credo, ritorna al punto. Cosa si sta facendo? Cosa si pensa di fare? E dare costantemente, sempre, continuamente, la colpa a quelli che c'erano prima, francamente credo che stia un Posso po' dire stufando. Che comunque io li ho cercati, quelli che c'erano prima, e non sono venuti. Sindaco. Sì, allora innanzitutto ripartiamo dalle situazioni concrete. Gazzetti giustamente fa il politico e a Livorno siederebbe all'opposizione per l'appunto come i suoi colleghi di partito. La situazione nell'arco di un mese è stata straordinariamente portata avanti con un lavoro puntuale, senza tante polemiche ma con tanti fatti, perché devo dire l'amministrazione livornese ha dimostrato concretamente la capacità di mettersi al lavoro, e l'abbiamo fatto perché a distanza di un mese si può vedere una città che oggettivamente si è rialzata, i servizi essenziali sono praticamente tutti ripartiti e stiamo lavorando nella direzione giusta per dare la risposta alle tante persone, sia privati sia ovviamente le imprese e soprattutto anche le associazioni. Vediamo lì ad esempio la Misericordia, che è una di quelle che ha subito un danno impressionante, oltre 300.000 euro, e che non sono contemplate all'interno di quello che è il riconoscimento dei danni né da parte dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri né per quanto riguarda gli stanziamenti della regione. Perché i suoi sono usciti dal Consiglio al momento del voto? Ma guardi, io credo che spetta alle opposizioni, dal momento in cui portano avanti una mozione di sfiducia, cercare in qualche modo di trovare i numeri per una sfiducia, cosa lei che ha anche detto, sapevano, si è persa una giornata quando certo, potevamo sapevano stare perfettamente, aiutare la gente. Sapevano perfettamente che non avevano i numeri, hanno in qualche modo, stava a loro trovare questi numeri, i numeri era evidente che non li avevano, io avevo avuto il pieno sostegno della maggioranza e poi oltretutto, e qui però la polemica la voglio aprire, cioè Gazzetti parla di rispetto istituzionale, il suo partito ieri ha cercato la fiducia sulla legge elettorale, mi viene voglia di ridere, ma veramente con sarcasmo rispetto a quello che è il rispetto istituzionale in senso lato. No, infatti... Lì c'era semplicemente da rispondere con un atteggiamento pragmatico e concreto. Le opposizioni non avevano i numeri, volevano avere una vetrina per una situazione sulla quale hanno tentato di speculare e hanno avuto la risposta che si meritavano, che è semplicemente quella di un'amministrazione che dalla maggioranza ha ricevuto un'altra lezione che è quella di permettergli di discutere inutilmente una situazione che ha dimostrato di non avere i numeri, e niente, stiamo andando avanti. E questo è il fatto concreto. Trovo veramente buffo il concetto di democrazia, diciamo, istituzionale, soprattutto del rapporto tra maggioranza e minoranza che viene portato avanti dal sindaco Nogarin e dalla sua amministrazione, mi immagino insomma anche dal Movimento 5 Stelle. È strano
che nessuno del gruppo di maggioranza si sia sentito, diciamo, chiamato in causa e abbia voluto esprimere, diciamo, concretamente a parole anche il sostegno al suo sindaco. Beh, qualcuno forse può anche ipotizzare che magari non ci fosse questa grande graniticità. Allora, poi dopo quindi, sentiamo... Però credo, guarda, sì, continuo a dire, sì, io penso che a Daniele di questi discorsi che sta facendo il sindaco importi veramente... Però io ora adesso vorrei tornare proprio dai cittadini, perché la pancia ha quello, come parla di politica, ma sempre rivolta alla risoluzione dei problemi che sentono i cittadini. E allora sentiamo la storia di Miriam, speriamo di trovare una soluzione, non magari in questa sede, anche per lei. Vediamo il servizio. Ho fatto delle lenzuola come i detenuti quando scappano, è sceso, è venuto giù a prendermi, diciamo, dalla finestra di camera. Miriam è scappata per miracolo all'alluvione, da quel giorno ospite di questo residence, ma è scaduta la convenzione e adesso dovrà cercare una nuova casa. La sua nuova vita è cominciata con pochi averi, racchiusi in due buste di plastica e il suo fedele amico. Il resto era sommerso da acqua e fango. Piangerei e basta. È ancora forte quel ricordo? Molto, molto, perché io ho 1,70 m d'acqua in casa, cioè aggrappata a una persiana, insomma, all'età mia, in queste condizioni, cioè la cosa è molto triste anche a raccontare. Difficile da dimenticare. Molto. Quella di Miriam è una delle molte storie che Livorno racconta di quella terribile notte quando l'acqua arrivava da dove non sarebbe dovuta arrivare. Persino il pavimento ha staccato l'acqua. Quindi niente, io non ho salvato nulla. Questa è la mia macchina. Nulla. Storie di sopravvissuti, storie di chi cerca ora di ricostruirsi una vita e chiede aiuto. Una nuova casa per ricominciare, un posto dove sentirsi di nuovo al sicuro e cercare, per quanto possibile, di dimenticare. Il 24 l'appartamento deve essere libero. E sapete già dove andrete? Oggi dovrei andare a vedere un appartamentino lì alle Torri, però bisogna vedere se fa il caso mio. Perché purtroppo la carrozzina, secondo le porte che ci sono, non ci passano. Se c'è l'ascensore, non, siccome li fanno piccolini, non si sa se entra la carrozzina. Da qui a un altro mese, diciamo, come si vede? Cosa vi aspettate? Cosa... Io non lo so, io penso, mi avevano dato l'inagibilità dell'appartamento, se si può sistemare e internarci prima possibile. Poi se morivo, e se campavo... Meno male che non ero qua a parlare, esatto, con voi. Un mese è passato, ma i problemi sono ancora tanti. Naturalmente i problemi della signora Miriam sono ancora più gravi delle persone che stanno bene, che sono più giovani. Sindaco, a queste persone che risposta si può dare? Ma le risposte sono quelle che puntualmente ogni giorno stiamo concretamente dando, le stiamo dando essendoci completamente messi a disposizione, sono situazioni le più disparate, si sta parlando di un caso, questo indubbiamente molto particolare, con una persona sulla sedia a rotelle, quindi che richiede una maggiore attenzione rispetto a tanti altri. Ma tra l'altro ha rischiato moltissimo, perché rischiato tantissimo, non potendo scappare. A causa di questa situazione. Certo. Beh, comunque i nuclei familiari che ancora sono completamente fuori dalla propria abitazione sono ancora intorno ai 40, ecco. Per questi abbiamo dato un'immediata risposta, c'è quindi un'albergazione, ci siamo attivati con tutti i crismi e continueremo a farlo, perché oltre a quello che sarà il contributo che viene dato e è frutto appunto del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto questo caso come un caso di calamità importante, lo stato di emergenza è stato un elemento fondamentale in tutto questo, noi riteniamo che ci debba essere anche da parte dell'amministrazione comunque una capacità di assistere quelle situazioni che non rientrano perfettamente nei casi che sono ad esempio quello che abbiamo appena visto, e quindi su questo ci attiveremo in prima persona come abbiamo fatto anche in tanti altri casi. Tornerei in Piazza delle Carrozze da Luca. Luca si è vissuto questi giorni, abbiamo fatto delle dirette, lui è stato sul campo sempre e ci ha raccontato tutto quello che succedeva. Complimenti di nuovo per il tuo lavoro, e hai raccolto molte testimonianze. Molti non se la sentono neanche di parlare, pur dopo 30 giorni.
Vediamo di andare da Luca Lunedì appena sarà ricollegato con noi. Gazzetti, sì. Questa è una delle tante storie però, certo, che rende proprio l'idea della situazione. Sì, sì, stando tra la gente di storie ne sono arrivate molte, abbiamo sentito molte voci, bisogna starci tra le persone per ascoltare e per indirizzare anche provvedimenti concreti. La Regione ha fatto atti che sono andati nella direzione di cercare di dare risposte concrete. Ci sarà non un risarcimento, perché quello arriverà nel momento in cui saranno stanziati i fondi e ci stiamo impegnando a tutti i livelli perché ci siano i soldi necessari. Sì, l'impressione però poi sentiremo Rossi e ci vorrà tempo. Esattamente. Ci sarà un contributo che nasce dal provvedimento della Regione Toscana, che ci stiamo sforzando ovviamente di far sì che possa arrivare entro dicembre. Sono soldi ovviamente che permetteranno alle famiglie soprattutto di avere un po' di denaro a disposizione nell'immediatezza, e poi c'è tutto questo grande impegno, e vi ricordo ancora una volta, utilizzo e vi ringrazio molto anche per questa occasione, che c'è la possibilità di presentare la documentazione entro le 17 di lunedì 16 ottobre, ed è molto importante per la compilazione dei modelli sia per le famiglie sia per le imprese. Sì, lo diremo più volte, ecco, ma no, fa bene perché a dirlo. Esatto, siccome il sindaco prima ha detto una cosa sulle associazioni che ovviamente può magari trarre in inganno qualcuno, invitiamo le associazioni anche a presentare la modulistica. Ci sarà un lavoro da fare anche con la Protezione Civile Nazionale, e però c'è stato anche sotto questo punto di vista un interessamento che nasce dalle sollecitazioni che arrivano proprio dalla città. Abbiamo saputo di situazioni che erano presenti nella zona ad esempio di Collinaia, e non soltanto di Collinaia, e da qui ci siamo mossi e ci stiamo attrezzando. Quindi occorre in questo momento essere anche qui molto concreti e dare le giuste informazioni, però bisogna presentare queste domande. Perché farlo entro il 16 d'ottobre? Perché stiamo cercando, con un grande sforzo da parte della Protezione Civile e dell'amministrazione regionale, di fare questa ricognizione con l'ufficio del commissario Rossi per agganciare possibilmente i provvedimenti della finanziaria. Certo, questo prima, per cercare dopo di chiedere questi soldi che sono necessari. Lo abbiamo detto nell'aula del Consiglio, ma ci torneremo. Apriamo una piccola parentesi andando a salutare altri ospiti con Andrea Calcinai sul Lungarno Soderini a Firenze, quindi sul fiume d'Argento, che ha fatto già soffrire tanto Firenze, che poi se magari se ne parlerà per sapere, visto che si avvicina anche la data fatidica del 4 di novembre, se ci saranno e ci sono ancora i rischi, perché in realtà si parla di rischio idrogeologico in questa puntata. Buonasera Andrea, i tuoi ospiti, con chi sei? Buonasera Patrizia da Lungarno Soderini, li vedi i miei ospiti? Sono con Marco Bottino, presidente del consorzio di bonifica Medio Valdarno, nonché presidente dei consorzi di bonifica toscani. Buonasera. Buonasera. Alla mia destra invece Mario Razzanelli, consigliere comunale di Forza Italia per il comune di Firenze. Buonasera. Ovviamente. Buonasera. Ecco Andrea, ovviamente, io manderei, se sei d'accordo, io manderei intanto il servizio che hai realizzato per spiegare ai telespettatori qual è la questione, poi facciamo discutere. Allora, sentiamo di questa battaglia, di questa class action che è stata promossa già ormai da qualche mese, ha avuto anche moltissime adesioni da Fratelli d'Italia, Forza Italia, per dire no al pagamento del contributo al consorzio di bonifica. Vediamo il servizio e poi torniamo su Lungarno Soderini. Agli ultimi due appuntamenti organizzati da Forza Italia per firmare il ricorso contro la tassa del consorzio di bonifica si sono presentate quasi 400 persone. Per rispondere alla grande richiesta da parte dei cittadini che hanno deciso di non pagare il bollettino arrivato dal Consorzio Medio Valdarno e di aderire al ricorso, è stato fissato un nuovo appuntamento per questo giovedì. In tale occasione si potrà firmare il ricorso alla Commissione Tributaria. Basta ricordarsi di portare il documento d'identità, una copia dello stesso e una del bollettino ricevuto a casa. I cittadini non dovranno sostenere le spese legali, ma solo il contributo unificato tributario destinato allo Stato di 30 euro.
La battaglia contro il tributo del consorzio di bonifica è cominciata prima dell'estate, quando oltre 180.000 fiorentini si sono trovati con un'altra tassa da pagare. Un'odiosa gabella che quest'anno, commenta il consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella, colpisce centinaia di migliaia di nuovi cittadini toscani. Già a luglio abbiamo presentato e fatto approvare in consiglio regionale una mozione che chiede la chiusura dei consorzi di bonifica carrozzoni inutili e di riportare in capo alla regione la gestione della tutela dell'assetto idrogeologico. Ecco, questa è la spiegazione della situazione, andiamo subito a sentire i protagonisti. Dunque, il presidente del consorzio e Mario Razzanelli, che fa parte di questo gruppo di esponenti che promuove questa class action. A te, Andrea. Sì, faccio una breve digressione. Per effetto di una legge del 2012 i consorzi di bonifica sono diventati 6, è stato diminuito il loro numero ed è stata superata il dualismo, se così possiamo definirlo, tra consorzi di bonifica e le ex comunità montane. Ad ogni consorzio di bonifica è stato assegnato un reticolo fluviale di competenza e spetta al consorzio di bonifica effettuare le opere di manutenzione e di messa in sicurezza idraulica, idrogeologica, ovviamente nei fiumi di loro competenza. Questa legge ha normato in maniera diversa rispetto al passato anche la tassa di bonifica, che è al centro di questa querela. Dall'altra parte il rappresentante Mario Razzanelli di Forza Italia e altre forze politiche. Io partirei da quali sono i cambiamenti introdotti da questa legge in merito alla tassa di bonifica e chi adesso è soggetto a pagare questo tributo, e poi andrei a parlare anche di qual è l'effettiva competenza dei consorzi e, parlando della questione fiorentina del consorzio Medio Valdarno, quali lavori avete seguito. Allora, intanto la legge 79 pone in capo ai consorzi di bonifica la manutenzione di tutto il reticolo idraulico non classificato in seconda categoria di tutta il nostro comprensorio, che è composto da 65 comuni. Sottrae quindi le competenze ai comuni, per esempio, che avevano competenza sui corsi d'acqua, con risultati, devo dire con franchezza, non molto brillanti. Quindi i tratti urbani mantenuti dai comuni non erano brillanti nella manutenzione, quindi l'affidamento ai consorzi è anche frutto di un percorso che la Regione Toscana ha voluto fare, prendendo atto del fatto che in un mondo di grande mutevolezza dei finanziamenti, sappiamo bene tutti che gli enti pubblici sono stati sottoposti dai governi di ogni tipo e colore a tagli draconiani nel corso degli anni, le risorse a disposizione degli enti pubblici per la manutenzione dei corsi d'acqua erano sempre meno, e quindi si è preferito normare in questo senso, affidando ai consorzi, unica regione d'Italia, l'intero reticolo. Per fare un esempio a chi ci ascolta, fino al 2013, prima dell'entrata in vigore della legge 79, nel reticolo idraulico fiorentino venivano spesi circa 700.000 euro, di cui 250.000 provenivano dalla provincia di Firenze per la manutenzione dell'Arno, 90.000 circa dal comune di Firenze, che ha cominciato a finanziare le manutenzioni nel 2009, e circa 350.000 dal consorzio di bonifica. Negli ultimi anni siamo passati dai 5.800.000 del 2016 ai 6.100.000 del 2017, e confermeremo circa 6 milioni di investimenti nel 2018. A questo serve il tributo di bonifica. Questo, solo a questo serve, è uno dei pochissimi tributi che va direttamente in un determinato settore. Chi deve pagarlo il consorzio, la tassa di bonifica al consorzio? Allora, il piano di classifica. Di che cifra si parla? Facciamo anche un esempio per Toscana. Facciamo un esempio anche per chi ci ascolta da casa. Che grandezza, che importo è questa tassa per un proprietario di una casa di 100 metri quadrati? Ecco, per farne un esempio. Le faccio un esempio subito. Su Firenze il 50% dei proprietari di immobili pagheranno sotto i 20 euro, l'88% sotto i 50 euro e il 12% che resta, arrivare al 100%, pagheranno sopra i 50 euro. Questo è il dato, poi vi darò i dati del pagamento del tributo, che sono secondo me importanti. No, io volevo fare una domanda: qual è il totale del tributo? Noi abbiamo stimato in 7-9 milioni se lo pagassero tutto, è corretto la stima? La stima, quella che abbiamo fatto noi, porta il tributo a Firenze intorno ai 6 milioni e mezzo di euro. Quindi 6 milioni e mezzo di euro,
Quindi premetto anche, e lo dico salutando gli ospiti in studio e mandando la mia solidarietà alla città di Livorno, premetto che una parte importante di Firenze già lo pagava, Mantignano, Ognano, Grassi, Nantella, Peretola, Abrozzi, quindi a Firenze il tributo è una novità solamente per alcune zone. Razzanelli, perché questa vostra class action contro la tassa di bonifica? Perché a vostro avviso i cittadini non dovrebbero pagarla? Perché noi abbiamo in Italia, noi abbiamo in Italia una pressione fiscale del 47%, che è una cosa enorme per tutti noi. Tutti noi mediamente, chi paga il 20, chi paga il 30, chi paga il 60, la pressione fiscale è il 47%. La regimazione dei corsi d'acqua, il controllo dei corsi d'acqua, perché questi non esondino, deve essere a carico del pubblico, che sia regione, che sia provincia, credo che non ci sono più, che sia comuni, ma non sicuramente dei cittadini. I cittadini pagano già tante tasse e non devono essere aggravati di un'ulteriore tassa. C'è un'altra cosa, mi sono informato, questo contributo non va a pesare poi sul peso fiscale italiano, perché trattandosi di contributo non è né una tassa né un'imposta, quindi poi non risulta al 47% che già paghiamo, vanno aggiunti tutti i contributi che gli italiani stanno pagando, da qui la class action. Non solo, quindi questa è quella la risposta che abbiamo avuto, è così massiccia che credo che i politici che ne hanno le responsabilità per poter cambiare le cose la debbano cambiare. Riprendo l'affermazione del consigliere regionale di Forza Italia Stella, parla di carrozzone in riferimento al consorzio di bonifica. Ecco, le chiedo, lei ha parlato fin qui della legittimità della tassa di bonifica. Questo discorso secondo lei si estende anche all'ente consorzio oppure soltanto a tributo? Io posso dire che l'attività dell'ente consorzio deve essere portata avanti. Sarei uno sciocco e veramente sarebbe grave se dicessi che non è giusto tenere e prendere cura dei corsi d'acqua in maniera tale che non esondino. Quindi questa, lo scopo dei consorzi è più che il corretto, più che lecito. Quello che dico è che noi abbiamo delle regioni con tantissime persone, tantissimo personale, utilizziamo questo personale ed evitiamo di spendere dei milioni di euro per pagare la struttura dei consorzi di bonifica. Mettiamo due, tre, quelli che ci vogliano e utilizziamo la struttura delle regioni per portare avanti tutto quello che deve essere fatto. Quindi al Presidente chiedo di conseguenza se le risorse per portare avanti i lavori nei corsi d'acqua non arrivassero dalla tassa di bonifica, da dove potrebbero arrivare? È percorribile l'ipotesi di Razzanelli che siano gli enti come la regione, adesso la provincia, anche se è un ente con poche competenze rispetto al recente passato? Come potrebbe essere arginato il pagamento dei cittadini della tassa di bonifica? Intanto ringrazio il consigliere Razzanelli che ha messo in evidenza, e lo ringrazio perché è la prima volta, il lavoro del consorzio. Ma che vi mettiamo d'accordo qui alla pancia? Credo che vi mettiamo d'accordo, siamo persone civili semplicemente, insomma. Allora io sembra di sì, sembra di sì. Il lavoro che fanno deve essere fatto, non è che possono non essere fatto, ecco. Stiamo scherzando, non ce l'aspettavamo. Prego. Guardate, Buttini. Allora, il ragionamento è molto banale, c'è una giurisprudenza consolidata in Italia e negli altri paesi per la quale potrei citare l'articolo 44 della Costituzione. I corsi d'acqua sono mantenuti dallo Stato e dai privati. Abbiamo leggi che sono datate subito dopo l'Unità d'Italia, la legge 215 del 33, nel 1975 con la creazione delle regioni, le competenze passano alle regioni, ma sì, va bene, non facciamo il legislatore italiano da sempre... Dico, il legislatore italiano da sempre dice lo Stato si occupa in parte dei fiumi e in parte se ne devono occupare i privati. Quindi questa è la nostra storia di questo paese. Ho detto prima che quando invece dei corsi d'acqua se ne è occupato il pubblico, le risorse erano molto meno e i corsi d'acqua mantenuti dai consorzi di bonifica vedevano una manutenzione molto più massiccia e molto maggiore rispetto ai corsi d'acqua. Grazie, riprendo io la linea un attimo, scusate Andrea Casagli, servono davvero questi consorzi di bonifica? Che cosa possono fare, mi chiede anche un cittadino con un tweet, che cosa si fa concretamente per evitare che disastri di questo tipo poi creino questi danni ai cittadini? Pare nulla, a dir la verità.
Allora, il mio pensiero è questo. Il problema del dissesto idrogeologico in Italia è esploso negli anni 60 con il boom edilizio, con il boom economico e con il disordine urbanistico. E l'edilizia che causa le vittime oggi, l'edilizia sgangherata che c'è stata quindi in quegli anni e nei successivi. Il cambiamento climatico, né maledilizia degli anni passati. Contribuisce il cambiamento climatico, è il cemento che uccide, sia per il terremoto che per il dissesto idrogeologico. Ora, per spiegare il mio pensiero, voglio fare riferimento al caso del Vajont. Ieri l'altro era l'anniversario, 54esimo anniversario della più grande tragedia idrogeologica d'Europa, 2000 morti. Ne parlo sempre ai miei studenti in occasione del 9 ottobre. Perché come si è risposto al Vajont? Con le polemiche politiche, introducendo nuove tasse, costituendo nuovi enti. Adesso, dopo 54 anni, si sta parlando delle stesse cose. Quindi, le polemiche politiche che non mi interessano. È amaro quello che sta dicendo. Perché la colpa di quello che è successo a Livorno non è né del PD né del 5 Stelle, ma chi ha fatto i tombinamenti, chi ha messo un'area industriale in un come posto si fa adesso? Che si chiama stagno. Anche a chi ci ascolta che cosa vuol dire un corso d'acqua tombinato. Bisogna prendere sul serio il problema. Cioè, noi siamo in guerra col dissesto idrogeologico. Abbiamo 7 eventi l'anno che producono vittime. 7. Com'è possibile che in un paese avanzato, culturalmente, tecnologicamente come l'Italia, si accetti questa cosa senza combattere, riducendo la polemica, aggiungendo nuove tasse? Noi le tasse le abbiamo già, gli oneri di urbanizzazione, per cui chiunque costruisce un qualcosa che diventa un potenziale rischio per la comunità deve pagare alla collettività un onere di urbanizzazione. Nel 2004 gli oneri di urbanizzazione che dovevano essere utilizzati appunto per fare opere accessorie, per mettere in sicurezza il territorio, per drenare le acque, così è diventato possibile usarli nella spesa corrente dei comuni. Errore fatale, perché incentiva il comune a cementificare. Siamo l'unico paese che ha un consumo del suolo in aumento costante nonostante che la popolazione sia stabile, dati di ISPRA, e siamo un paese che grazie al PD ha fatto una legge sulla limitazione del consumo di suolo, che però inferma in Parlamento inspiegabilmente, no? Cioè l'hanno scambiato, io ci scherzo sopra, dico l'hanno scambiato per lo ius soli, no? Invece questo era il consumo di suolo. tema prossimo della cosa. Pancia. Andiamo in pubblicità, tenetevi pronti a rispondere anche a quello che ha detto Casagli, perché è un po' amara la riflessione che ha fatto. Pubblicità, poi torniamo con la pancia. Una città nel fango, questo è il tema della puntata della pancia di questa sera. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con un'amara riflessione del professor Casagli. Eventi di questo tipo si verificano non tanto per il cambiamento climatico o per l'allerta arancione rossa, cioè la gestione dell'emergenza. Il problema è quello che è stato fatto prima e quello che si deve fare oggi. Intanto facciamo rispondere anche il sindaco Nogarin. Condivido profondamente le parole del professor Casagli, perché ritengo che effettivamente lì dentro stia il cuore del problema. Se si facesse una provocazione, che poi è un elemento anche di riflessione importante per la città di Firenze, ad oggi, se dovesse succedere un evento simile a quello che c'è stato nel 66, che cosa accadrebbe a Firenze? Cioè, sono stati fatti nel corso di tanti anni gli interventi che potrebbero garantire la sicurezza dell'intera città? Perché a distanza di tanti anni verrebbe da chiedersi questa cosa. Tutti gli anni la risposta è succederebbe uguale. Questo vuol dire che in realtà purtroppo la politica fallisce davanti a queste situazioni, perché quelle che sono le vasche di espansione che dovrebbero in qualche modo garantire nell'ambito di situazioni che, come dicevate, come ormai è consolidato, non sono più ahimè un elemento straordinario, ma fanno parte oggettivamente di un cambiamento climatico che è un dato di fatto, e sicuramente la cementificazione selvaggia dei centri urbani ha portato a un radicale cambiamento di quello che poi è la reazione, ciò che in qualche modo viviamo e percepiamo come sicurezza. Quindi io credo che su questi piani, su queste situazioni dobbiamo lavorare, ma dobbiamo lavorare nell'ambito di quello che è la risposta alla sicurezza dei cittadini di Livorno, di Firenze e di qualsiasi ovviamente altro centro abitato. È per questo motivo che in qualche modo adesso si vanno a fare dei focus, perché quello che è il nostro obiettivo è sicuramente una risposta
risposta immediata adesso a quelle che sono le esigenze emergenziali, però bisogna anche fare una critica oggettiva a quello che purtroppo è stata una politica della cementificazione selvaggia che ha portato poi ad oggi a vivere una criticità. Adesso si agisce che bisogna affrontare i problemi, e quello, la provocazione di Firenze che ho tirato fuori è un esempio concreto. Livorno la deve vivere ovviamente adesso, perché la percezione di quello che è accaduto è fresco di 31 giorni, ma dobbiamo metterci nelle condizioni in cui al più presto dobbiamo rendere sicura la città, e quindi dobbiamo agire per far sì che eventi come quello lì non provochino più problemi di alcun la tipo. La legge ferma in Parlamento? Gazzetti? E poi andiamo da lui. Sì, vorrei dire alcune cose molto velocemente. Sì. Il professore potrà sicuramente dare atto al fatto che la produzione normativa e legislativa, ad esempio, della Regione Toscana pone il territorio con una normazione che è all'avanguardia. Vero. Perché, ad esempio, tutte le leggi che sono state approvate negli ultimi anni, per esempio, impediscono la tombatura, e il consumo zero non è un'invenzione di qualcuno, ma è stato anche applicato ed è all'interno delle normative e nelle leggi che la Regione Toscana si è data. E questo credo che sia un elemento importante da comunicare ai nostri telespettatori, ai nostri concittadini. Il sindaco Nogarin prima diceva che io faccio il politico, io gli ricordo che lui fa il sindaco di Livorno. E siccome faceva una serie di riflessioni, io senza polemiche, però gli vorrei chiedere, al di là della vicenda giudiziaria che è un tema... C'è un'inchiesta in corso, si vedrà. Io gli vorrei chiedere, quasi da cittadino, non so, non da politico, ma chieda. Pensa di dover chiedere scusa alla città perché non ha dato l'allarme? E se non ha mai pensato che con l'allarme forse qualcuno forse si sarebbe potuto salvare? Questa è una domanda, perché sento che parla di interventi. È fatta, posso passare subito alla risposta, perché altrimenti non intervengono tutti. Senza polemiche. Se non pensa di chiedere scusa per questa cosa alla città, di non aver dato l'allarme. No, io ritengo che con il senno di poi tutti quanti sono bravi a interpretare e a leggere. Noi abbiamo un piano della protezione civile che è suddiviso su 10 punti, 9 sono stati perfettamente portati a compimento, e niente faceva presagire una situazione come quella che poi effettivamente abbiamo dovuto affrontare. Dispiace vedere che io affronto, come ho dato dimostrazione, il problema con con un senso che è quello istituzionale, per l'appunto, e do delle risposte concrete alla mia città. Capisco che il consigliere regionale Gazzetti continui a fare politica e probabilmente anche a speculare su una situazione che è oggettivamente quella che è piena di dolore di una città che ha dato dimostrazione però di volersi rialzare e di farlo concretamente. Perché non ha dato l'allarme? Consigliere Gazzetti, questo forse lo stabiliranno delle persone che non è né lei e né le persone che in qualche modo affrontano questa cosa in modo speculativo. Mi dispiace che alla fine il problema sia il non dare l'allarme, quando in realtà dovrebbe farsi una bella domanda: chi è che ha fatto costruire tutte quelle abitazioni in zone a rischio idrogeologico nei decenni precedenti a questo evento? Chi è che in qualche modo non ha affrontato il problema del rischio idrogeologico, perché era il suo partito che ha governato questa città fino a 3 anni fa? Ora è molto comodo affrontare questa situazione e cercando di attribuire a me, verticalizzando quello che in qualche modo aveva una è un problema. Dispiace però vedere lei che in qualche modo il Partito Democratico nel corso degli anni ha spolpato anche dal punto di vista proprio dello spremere urbanisticamente una città, creando oggettivamente le condizioni ideali affinché una situazione come quella poi si consumasse con quello che è accaduto. Io credo che la magistratura giustamente farà il suo corso, e chiaramente non sarò io a sottrarmi davanti a delle responsabilità, però credo che il punto nevralgico di tutta alla la situazione per non aver dato l'allarme, io l'ho già detto chiaramente, qui non è un problema di dare o non dare l'allarme.
tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto secondo le previsioni e secondo la strumentazione e secondo quello che in qualche modo è stato messo a disposizione. Perché non avete aggiornato il piano di protezione civile che è fermo perché al 2011? Perché non si pone il quesito per perché? Il quale il suo partito ha costruito, ha permesso di costruire, ha permesso di dare l'abitabilità a tantissime abitazioni che stanno perfettamente nell'area di rischio idrogeologico? Per quale motivo non si pone questo quesito? Perché non sente il peso di questa responsabilità? Questo credo che dovrebbe forselo consigliere Gazzetti da uomo del Partito Democratico. La domanda è quella, la risposta è io non mi sento di chiedere scusa a nessuno, però all'inizio della trasmissione, se non sbaglio, il sindaco ha esordito dicendo che forse aveva sbagliato il suo atteggiamento. Ho detto e lo ripeto, io credo che nel momento in cui c'è stato l'immediato avvio delle polemiche, in quel momento sono stato anche il primo a ritrarre immediatamente indietro la situazione, cercando poi di agire, di mettere da parte l'azione, la reazione polemica per poi dare concretamente una risposta come è avvenuto. Nel corso di 31 giorni credo che le risposte che abbiamo concretamente messo in atto siano sotto gli occhi di tutti. Tra le tante mi viene da mettere in evidenza tutti coloro che si sono veramente prodigati per cercare di far sì che la città si rialzasse in piedi, primi tra tutti un'AMPS, che è un'azienda, la nostra partecipata dei rifiuti, esattamente, che proprio anche nella situazione proprio dell'emergenza ha dato dimostrazione, ha avuto gli elogi anche di Angelo Lei Borrelli. Lei ha anche detto il comune metterà i soldi se mancano, vero? Ma certo, ma perché ci siamo oggettivamente messi a disposizione e l'abbiamo fatto con tutte le nostre forze. Andiamo dai livornesi adesso. Luca Lunedì, siamo di nuovo da voi in Piazza delle Carrozze. A voi. Sì, eccomi, qui stavamo seguendo la discussione e devo dire che l'aspetto politico è stato un po' messo in secondo piano, perché ciò che importa, stavo ascoltando qui i cittadini di Montenero, è la ricostruzione, quindi i fondi per la ricostruzione e quando i danni verranno riparati e come, con l'aiuto del Comune. Quindi raccoglievo qualche istanza qua davanti, quindi... Innanzitutto volevo dire al sindaco una semplice domanda, che ha detto che lei ha cambiato il volto della città di Livorno, ma non quello di Montenero. Forse siamo un paese di serie B? Ok, questa era una prima critica. Poi la signora, ecco qua, Stefania, che invece raccontava che non è a casa, non è rimasto nulla, cioè l'alluvione ha completamente travolto casa. Buonasera a tutti. Sì, io premetto che mi sono rimaste solo le pareti di casa. Volevo domandare al sindaco, siccome tutti gli anni paghiamo queste colline livornesi, dove vanno a finire questi soldi? Anche perché per 14 giorni siamo stati presi in giro da uno della protezione civile che ci doveva mettere dei portoni a tenuta stagna. Invece poi alla fine non risultava. E poi l'avevano stanziato, dicevano appunto che ci sistemavano la piazza, invece così non è stato, e la funicolare ci volevano 600.000 euro per sistemarla. Come mai la funicolare già la state sistemando e la piazza invece ancora è così? Posso metteteci prima domanda in sicurezza, poi dopo viene la funicolare. Ecco, questa è la, insomma, vediamo. C'è una domanda. No, gli applausi no, per piacere. Applausi. C'è anche una domanda per i tuoi ospiti, dal consigliere Gazzetti. No, volevo sapere a chi fa riferimento. Un saluto a tutti, ma a chi fa riferimento della protezione civile? Chi è che è venuto, lei ha detto, a prendervi in giro per dire dei portoni? Senza nomi, uno della protezione civile, vuol dire che il comune non comunica con la protezione civile, perché noi 14 giorni ci dicevano che venivano fatti questi portoni con la tenuta stagna, invece non era vero, noi i portoni ce li siamo dovuti ordinare noi, perché io al posto del portone c'ho un pezzo di polistirolo, non c'ho il portone, di cartongesso, quello che vuole, proprio per non entrarmi nessuno, per non portarmi via quelle due cose che mi sono rimaste, due bicchieri, due tazzine. Nogarin, più veloci, okay, Nogarin. A parte il fatto che tutte queste persone io le ho visitate e risulta curioso questo tipo di intervento in televisione, comunque possono confermare che mi hanno visto, e sanno perfettamente che io in qualche modo ho dato loro delle risposte concrete quando sono venuto personalmente a trovare
trovarvi nelle occasioni, in più di un'occasione, senza televisione alle spalle. Il punto nevralgico della questione, ve l'ho già detto quando sono venuto anche pochi giorni fa, per quanto riguarda la piazza ho già risposto precedentemente, i lavori non sono fermi a caso, stiamo progettando il tombamento che è stato fatto ben prima degli anni 90 e che ha già creato dei problemi, e nel 90 non è stato affrontato quel problema che voi mi avete sollecitato e per il quale io sto cercando nel più breve tempo possibile di darvi delle risposte affinché non si creino più le condizioni per far sì che situazioni come quelle che avete vissuto, bruttissime in qualche modo, possano riaccadere nel futuro. E questo è su istanza vostra che in qualche modo, quando sono venuto, nelle occasioni che sono venuto lì a parlare con voi, mi avete pregato di affrontare e di risolvere. E così io ho fatto. Per quanto riguarda la situazione del portone, è una polemica che abbiamo in qualche modo già provato ad affrontare, e io personalmente ero lì con voi, ho fatto le telefonate e ho cercato di affrontare il problema del portone. In realtà lì la situazione è di una strada che ha avuto nel corso degli anni una cattiva manutenzione, civile, una cattiva manutenzione che in qualche modo non prevede oggettivamente una manutenzione della parte fognaria della strada. Mi avete fatto la storia di quella strada che arriva fino al Dosso, e anche lì abbiamo attivato i tecnici comunali, e non era attraverso l'installazione di portoni stagni, ma è attraverso una programmazione, una progettazione della parte fognaria di quel tratto di strada, dove peraltro si affaccia anche la Misericordia di Montenero, che proveremo a dare delle risposte in modo tale che anche lì non si ricreino le condizioni di rischio che sono quelle che purtroppo avete dovuto subire nel corso degli anni. Quindi le risposte concrete in realtà le avrete nel più breve tempo possibile. Non era attraverso l'installazione di uno o due portoni che avremmo risolto il problema, e lo sapete perfettamente, e sapete perfettamente che proprio perché me lo avete chiesto, in qualche modo io ho subito attivato gli uffici tecnici per darvi delle risposte. Ci siamo trovati, ne abbiamo parlato tutti insieme lì con lei e con tanti altri cittadini che sono fanno riferimento a quel tratto di strada, e per questo motivo vi posso garantire che lì troveremo la soluzione ideale, cercando di rimettere le condizioni di sicurezza che avrebbero dovuto già esistere da tanti anni. Ecco, allora, Gazzetti. Io sì, prego. Aspetta. No, può rispondere la cittadina, volentieri, prego. Ma anche la strada, signor sindaco, perché non è solo questa cosa qui di questo fiume, anche quando piove normalmente a me mi entra l'acqua in casa, perché davanti al portone io c'ho un letto di un fiume, la strada è troppo alta. Quando vengono a fare i lavori, io qui ci sono solo 3 anni, però vedo quando vengono a fare i lavori ammentano sempre il catrame sopra il catrame. È esattamente quello che mi avete detto, è esattamente quello che ho riportato agli uffici tecnici. Stiamo andando incontro all'inverno, lo so perfettamente, è un impegno che ci siamo già presi, ve l'ho già detto di persona quando sono venuto lì, e non era l'installazione di una porta stagna che avrebbe risolto il problema. Lì il problema va affrontato in un modo più organico, e vi ho dato garanzia che lo affronteremo e lo risolveremo nel più breve tempo possibile. Alterniamoci un po', Gazzetti. Dico, dal livornese dico che il tono che il sindaco sta utilizzando nei confronti di queste persone, che tra l'altro hanno subito dei danni, questa signora non c'ha più niente in casa, è un tono secondo me assolutamente inappropriato, è un tono di una persona che va, cioè la signora sta rappresentando una problematica, e con questo tono quasi dire io sono venuto, vi ho già dato delle risposte. Le risposte a questa signora, ancora caro signor sindaco, probabilmente ancora non gliela date, e la signora sta cercando di porle un problema in una maniera tra l'altro urbana e tranquilla. Questo fatto che qualcuno è andato a promettere di mettere dei portoni o dei portoncini a tenuta stagna, francamente sindaco, se lei era presente, e bisogna chiarirlo, di cos'era, della protezione civile comunale, regionale, chi è che è andato a promettere questa cosa a queste persone? Lei era sul posto, sicuramente avrà preso dei provvedimenti nei confronti di questa persona. Io l'ascolto adesso, il tono che lei sta utilizzando nei confronti di una sua concittadina, se mi permette, francamente è un tono inappropriato, deve portare rispetto a queste persone, signor sindaco, che hanno perso tutto, hanno avuto dei danni gravissimi, e lei secondo me facendo così non porta un contributo. È curioso che il consigliere Gazzetti mi dica queste cose.
parte il fatto che io sono stato lì con loro in veramente in più di un'occasione e loro lo possono confermare, da parte mia c'è sempre stata, come c'è adesso, la mia più totale disponibilità, e non penso di aver avuto alcun tipo di atteggiamento. Comunque la sua osservazione naturalmente non me la prendo. D'altra parte, il giorno successivo, due giorni dopo l'alluvione, lei era a fare le passerelle proprio in Piazza delle Carrozze, mentre io ero ad affrontare i problemi oggettivi, che sono quelli che stanno dando i risultati di una città, e ha chiesto per l'appunto altre persone, già, e ha chiesto per l'appunto se avevano visto il sindaco a distanza di poche ore, appunto. E lei il giorno dopo poi ci è andato. Io ho chiesto per l'appunto a lei delle spiegazioni durante una riunione, perché in quelle ore sa perfettamente che io ho fatto una scelta che rivendico anche in questo momento. Il giorno dopo, meno male che ci sono andato, che rivendico anche in questo momento, e io mi sono dedicato a mettere in marcia una macchina amministrativa che ha avuto gli elogi niente po' di meno che da Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile Nazionale, proprio perché in qualche modo ha saputo dare delle risposte concrete a una città, e a distanza di 30 giorni i risultati di questa città si vedono chiaramente. Come al solito, la differenza concreta tra il sottoscritto, che cerca concretamente di dare delle risposte e di portare avanti delle istanze, e lei, che in realtà sta facendo, cercando di fare politica e cercando di fare polemiche inutilmente, sono agli occhi di tutti. Io non credo di aver avuto alcun tipo di atteggiamento provocatorio, sindaco, ma io lo faccio volentieri in tutte le occasioni che sono andato a trovare queste persone, e lo continuerò a fare con naturalmente la dedizione che adopero ogni qualvolta mi muovo senza il lume delle telecamere. Ci dimostra come il lavoro della Protezione Civile stia andando avanti in questi momenti. Sono 50 secondi e poi ne parliamo tornando dagli ospiti di Luca. Il lavoro della Protezione Civile continua dunque. Sentiamo Riccardo Gaddi, se è possibile. In questo momento si sta alacremente lavorando su due fronti. Il primo è quello dell'attività di soccorso e quindi del rimborso delle spese che sono state sostenute per spend, per sistemare la popolazione, ma anche per dare pulizia e rimettere a posto tutti i luoghi. Più si sta lavorando sul il piano delle sommergenze e delle urgenze e degli interventi urgenti, e contemporaneamente, con tempi ridotti rispetto ai 90 giorni che sono stati dati dall'ordinanza, si sta anche facendo il censimento dei danni ai privati e alle imprese. E questo censimento, se verrà trasferito, come noi stiamo cercando di fare, entro il mese di ottobre, permetterà di agganciarsi probabilmente ai provvedimenti finanziari già di quest'anno, e quindi dare una risposta nel breve a tutte le attività che sono state colpite, ma anche a tutti i privati che in qualche maniera sono stati interessati da questo evento del 9 e 10 di settembre. E allora ritorniamo da te, Luca, e i tuoi ospiti. Sì, qui la piazza è molto calda nonostante l'ora serale. Ho qui con me il vice governatore della Misericordia di Montenero, Stefano Bandini. La Misericordia di Montenero, che ha avuto un ruolo fondamentale in quei giorni, perché ricordiamo, Montenero, questa frazione è rimasta isolata, quindi nei primi giorni l'unica forza di Protezione Civile disponibile e attiva sul territorio erano esattamente loro. Quindi vorrei chiederle, Bandini, com'è stato quelle prime ore, in quel primo giorno, essere da soli in mezzo al fango, dover gestire quella situazione là? Bravo, da soli. Ma sinceramente non ci abbiamo nemmeno pensato, e dalle 4 di mattina di quella domenica del 10 settembre ci siamo messi subito a lavorare fino a una settimana e 10 giorni dopo. E non ci rendevamo conto di essere isolati, però in quel momento lì noi vedevamo la responsabilità. Comunque noi abbiamo un servizio di protezione civile che è in convenzione con il Comune di Livorno. Non vedendo arrivare nessuno, ci siamo presi la briga di fare da noi quelle cose che magari potevano anche essere concordate con il Comune, ma non sapevamo, e poi dopo ci siamo resi conto che tutte le strade di accesso al Colle di Montenero erano tutte bloccate. Quindi abbiamo
allertato subito la nostra confederazione regionale, che si è presentata subito la mattina con grandi difficoltà alle 8. Abbiamo fatto un tavolo tecnico, sono arrivate subito diverse squadre da tutta la regione toscana, di Consorella e Misericordia e di altre città, paesi della Toscana, e insieme abbiamo organizzato tutta una serie di squadre, e quindi a scendere dal Castellaccio per tutte le strade di Montenero a venire giù, cominciare intanto a cercare di liberare le strade, chiudere. Cioè, che scenario vi siete trovati davanti e come lo avete affrontato con i mezzi che avevate a disposizione sul momento? Abbiamo cercato di affrontarlo al meglio che potevamo, certamente lo scenario era difficilissimo, più difficile di altre situazioni dove siamo andati a operare anche fuori di Livorno, però noi sappiate anche che noi siamo anche abituati e preparati a fare questo tipo di servizio, quindi per questo dico, non potendo il Comune intervenire direttamente, essendo noi titolari di una convenzione, ci siamo anche sentiti in dovere di sostituire, sopperire a questa mancanza in un certo senso. Quindi siamo andati anche a liberare delle strade, tutti i muri erano interrotti, via Byron, via del Castellaccio, via del Governatore. Fare una domanda? Abbiamo cercato di intervenire il più possibile. Okay. E abbiamo cercato anche di fare un inizio di censimento con tutte le famiglie per capire quali erano i bisogni a venire giù, ma e chiaramente i bisogni più forti sono stati riscontrati qui in Piazza di Monte delle Carrozze. Certo. Non so se da studio sì, qualcuno vuole. Grazie intanto, ospite. Grazie per il lavoro che hanno fatto. L'ho già fatto, infatti, esattamente. Naturalmente. Io l'ho già fatto di persona nelle occasioni che sono venuto a trovarvi. Ho portato per l'appunto le vostre istanze proprio al Presidente del Consiglio, cercando in qualche modo di far sì che si attivassero i riflettori anche sui danni tanti che avete avuto anche voi, e il grazie naturalmente è sentito. Se consideriamo che effettivamente questo essere isolati vi ha messo in una condizione che è stata complicata per voi, che comunque siete addetti ai lavori, siete già abituati, mi immagino quale deve essere stato lo sgomento delle persone che si sono trovate oggettivamente tagliate fuori da tutta quanta e da tutto il resto della città. Il pensiero va da sé che viene polemico nel momento in cui penso che addirittura il Partito Democratico aveva pensato di fare un ospedale nell'area, per l'appunto a poche centinaia di metri da dove voi avete la sede, e che sarebbe stato completamente isolato per giorni e giorni. Figuriamoci un po' la situazione catastrofica che avremmo dovuto affrontare in quel caso. E per fortuna chiaramente questa cosa l'abbiamo bloccata. In una situazione così catastrofica sarebbe stato veramente un problema quasi ingestibile. E voi avete avuto veramente una capacità e una dedizione a quello che è stato il lavoro nell'interesse di tutti, che sicuramente noi sapremo ricompensarlo nel tempo con il nostro più profondo grazie per il vostro senso dell'istituzione che avete dimostrato sul campo fin dalle prime ore. Bene. C'è un tweet e basta, che tra l'altro farà arrabbiare un pochino il sindaco, perché il sindaco cerca solo di difendersi attaccando e scaricando le colpe sempre sugli altri, governa ormai da 3 anni? Bravo. No, sottoscrivo. Si può rispondere anche a questo, dopo, Gazzetti, dopo, replichi. Sai quante cose doveva rispondere il sindaco, però ecco, allora qui io sottoscrivo questa cosa. Tra l'altro saluto anche il governatore del Corso, saluto tutti i volontari della Misericordia di Montenero, e soprattutto dico una cosa: il sindaco dice delle cose che purtroppo non corrispondono alla verità. Perché il progetto del nuovo ospedale era un progetto che riguardava la zona dell'ex Pascoli, che l'ex Pascoli non è stato isolato, non è stato allagato, e quindi è tutta un'altra cosa. È sempre questa narrazione che non serve assolutamente a nulla, se non a costruire probabilmente una proiezione nazionale al sindaco, che abbiamo sentito prima, probabilmente vorrebbe fare il sindaco di Firenze, ma è il sindaco di Livorno e deve dare risposte ai cittadini livornesi. E una risposta che dovrebbe dare, oltre che scaricare le responsabilità su quelli che c'erano prima, dato che ormai da un po' di tempo che c'è, è ad esempio che il piano della protezione civile è ancora fermo al 2011. Il sindaco e la sua amministrazione non l'ha aggiornato. Io vi invito, siccome è noiosa questa cosa, di andare a vedere le delibere di cui la giunta si è occupata su questi provvedimenti, nella stragrande maggioranza vedono il sindaco assente, cioè non c'è quando si parla di queste cose, quando ci sono i rapporti legati ad esempio anche al vincolo idrogeologico che sta a cuore al professore. Quindi risposte concrete, sindaco, risposte concrete. I discorsi hanno stancato
tutti. Ok, pubblicità, poi torniamo con la pancia, hashtag la pancia per altri commenti e poi tiriamo un po' le fila. La Pancia, una città nel fango, per parlare del disastro a un mese dall'alluvione di Livorno, 9 vittime e soprattutto una, tante zone della città da ricostruire, il lavoro va molto avanti, la città sta rialzandosi, naturalmente è difficile tornare indietro, è una soglia oltre la quale è difficile tornare indietro. Abbiamo parlato di rischio idrogeologico col professor Casagli che ci dice che a Firenze non sarebbe uguale al 66 se dovesse esserci un'alluvione, e noi proprio sull'Arno abbiamo due ospiti che ci hanno raccontato l'utilizzo e la utilità soprattutto dei consorzi di bonifica, gli enti che dovrebbero appunto tutelare il suolo e la non volontà di pagare un'ulteriore tassa che si chiama contributo da parte di alcune forze politiche che hanno promosso una class action, ovvero una causa legale collettiva, e che hanno avuto tante adesioni. A voi. Sì, buonasera Patrizia di nuovo da Lungarno Soderini. Tassa di bonifica, alcuni dati, quante persone per quanto riguarda il territorio del comprensorio di bonifica Medio Valdarno hanno già pagato il tributo? Adesso siamo al 76%, quindi 3 consorziati su 4 hanno provveduto al pagamento. E quindi diciamo, i dati sono in crescita, a fine novembre scadrà il termine per pagare senza diciamo, la tassa di spedizione che poi invece avverrebbe la cartella di Equitalia, è un dato che è assolutamente in tendenza con il passato, non ci sono grandi discrepanze. Una breve battuta, quali lavori effettuerete nel breve periodo per la manutenzione e la messa in sicurezza idraulica? Intanto noi abbiamo già lavorato molto, come i fiorentini hanno visto, sull'Arno, nell'Argingrosso, siamo passati da 2 a 4 sfalci sul tratto urbano dell'Arno e a 3 sfalci sugli altri tratti dei corsi d'acqua. Abbiamo riscoperto corsi d'acqua come l'Erta Canina, il fosso dell'Erta Canina, che erano completamente coperti da una foresta. Stiamo procedendo in questi giorni all'inizio dei lavori sull'intero tratto del Terzolle e del Mugnone, il Terzolle dalle Cappelle del Commiato alla confluenza col Mugnone, il Mugnone per l'intero tratto urbano. Sono lavori che impatteranno in positivo nella città, consentiranno al Consorzio di fare meglio le manutenzioni, regaleranno alla città fiumi diversi, moltissime cose stiamo facendo, di una siamo particolarmente orgogliosi, le casse d'espansione sul Mensola che godono di un finanziamento di 15 milioni di euro del governo che abbiamo progettato, realizzato e affidato in un anno e mezzo, con un tempo assolutamente di record, con il presidente, con il commissario Enrico Rossi, e che andranno anche queste. Ecco, Buttino, Firenze è protetta, è più protetta del 1966, è proprio telegrafico, è più protetta adesso grazie alle casse d'espansione. Ma Firenze è più protetta per quanto riguarda il reticolo minore grazie al lavoro del consorzio di bonifica. Poi sulle opere strutturali, casse d'espansione che invasano l'acqua a monte, si sta procedendo, secondo me si deve procedere con maggiore velocità. Quindi qualcosa è stato fatto, ma tanto ancora è da fare, in sintesi. Razzanelli, lo coinvolgo di nuovo sulla tassa di bonifica. Abbiamo sentito il presidente, il 76%, se non sbaglio, dei cittadini hanno già pagato il tributo, ne resta un 24% di cittadini che hanno egual dignità, ma secondo il presidente tutto questo malcontento non ci sarebbe, invece mi immagino che per Forza Italia al polso della situazione sia diverso. Noi abbiamo, prima di tutto volevo fare una notazione sull'alluvione del 66, perché io c'ero. Ed allora l'alluvione avvenne perché furono aperte all'ultimo momento le dighe della Penne di Levano. Se non avessero aperto le dighe della Penne di Levano, l'alluvione non ci sarebbe stata, avrebbe avuto degli effetti sensibilmente inferiori a quelli che ha avuto. Fatta questa notazione, visto che molti l'hanno ricordata, veniamo al consorzio di bonifica. L'opera di regimazione che fanno i consorzi deve essere ovviamente fatta, nessuno la vuole fermare. Quello che noi diciamo è che il cittadino non può essere gravato di questo ulteriore balzello che deve fare capo ai tributi che noi già paghiamo. Non possiamo continuare a pagare altri tributi. Cioè, il lavoro va fatto naturalmente, ma i soldi deve mettere la regione. Chiediamo ai cittadini, chiediamo ai cittadini di continuare a firmare per fare il ricorso, non solo,
ma anche quelli che hanno già pagato, appoggeremo l'azione di quelli che hanno già pagato per chiedere il rimborso di quanto hanno già pagato. Qualora il nostro ricorso andasse in porto, faremo anche un'azione per riavere indietro tutti i soldi. I consorzi di bonifica hanno delle sovrastrutture. Quando sono venuti in commissione, il consorzio di bonifica Medio Valdarno ha 25 impiegati amministrativi. Io francamente li trovo eccessivi, che noi dobbiamo pagare 25 stipendi. Se io, più o meno guardato la struttura del consorzio, dovessi organizzare la mia azienda con quei criteri, sarei già fallito. Allora, su questo però... Non so se ho un attimo per una replica del Presidente, certo, Patrizia. Certo, certo, che a nome delle famiglie. Sì, allora, no, nessuna polemica o Razzanelli, non abbiamo fatto onore alla trasmissione della pancia e non intendo fare onore nemmeno in questa occasione. Il 12% del personale del consorzio partecipa alla gestione dell'ente, il 43% sono tecnici, il 34% operai, l'11% sono persone che si occupano di gare e appalti, quindi non è vero quello che dice il consigliere Razzanelli, semplicemente è un ente che, avendo un bilancio di 23 milioni di euro, 150 dipendenti, progettazioni importanti per gli enti pubblici, ha una necessità di personale amministrativo che non è eludibile, che anzi è molto bassa rispetto non solo a quelle degli enti pubblici ma anche a quelle degli enti privati. Questo giusto per chiarezza. Possiamo fare un assist a studio in cui torneranno a parlare di Livorno come presidente dei consorzi di bonifica toscani a Livorno per il rischio idrogeologico? Cosa è stato fatto e cosa sarà fatto nei prossimi giorni? Allora, su Livorno il consorzio di bonifica toscana Costa ha investito circa 500.000 euro in manutenzione ordinaria, come era suo dovere prima dell'alluvione, come ha fatto il suo mestiere. In più sono stati investiti altri 800.000 euro circa in opere di manutenzione straordinaria, fra cui una gabbionata in località Molin Nuovo sul rio Ardenza. Poi è stato realizzato un progetto di messa in sicurezza del torrente Ugione per oltre 2 milioni e 100 mila euro e c'è un progetto da altri 2 milioni e 100 mila euro per opere strutturali sempre nel comune di Livorno. Quindi purtroppo per un evento imprevedibile e non gestibile il consorzio ha fatto il suo mestiere e l'ha fatto bene. In più, i consorzi di bonifica toscani sono da un mese, stanno lavorando a Livorno, come sa bene il sindaco Nogarin e come sa bene anche Gazzetti, con squadre che arrivano da tutti i consorzi toscani che con grande solidarietà stanno operando su quei corsi d'acqua per dare una mano a quel consorzio che altrimenti da solo non ce la farebbe a ripristinare i corsi d'acqua. A voi studio, Patrizia. Grazie, grazie infatti, a voi. Allora, infatti il modello che in qualche modo sta producendo dei risultati concreti è un modello che vede oggettivamente la regia dell'amministrazione del Comune di Livorno operare insieme a tanti altri enti e che è ormai un modello che viene preso come esempio. A 31 giorni, come dicevo, ci si trova oggettivamente ormai con dei sottoservizi e dei servizi che sono stati sostanzialmente ripristinati e degli interventi che invece sono più importanti, e si sta facendo riferimento anche a quello che abbiamo visto di Piazza delle Carrozze, ma ce ne sono anche altri che dovranno essere portati a compimento nei prossimi mesi e che fanno parte della riduzione del rischio residuo che purtroppo ancora in città c'è. Allora, adesso vorrei leggere un tweet che invece è rivolto a Gazzetti, anche lei ha guadagnato un tweet dal cittadino, non proprio d'accordo con lei. So chi l'ha scritto. Mirko. Dice, che dice Gazzetti sul bollettino di aggiornamento del CFR delle 3.05 dove Livorno città non si contempla neanche? Veloce perché dobbiamo sentire Rossi Velocissimo, ne penso che i bollettini sono stati talmente tanti che l'unico a non accorgersene è stato il sindaco di Livorno che ha dichiarato che è stato avvisato di questa cosa alle 6.36, si è svegliato mentre tutta la città era coperta di fango, probabilmente uno dei pochi che dormiva in quel momento era il sindaco di Livorno, che invece aveva la responsabilità di guidare la macchina. È stato svegliato, o comunque è stato allertato alle 6.36. Ci sono stati numerosissimi bollettini che hanno coperto tutto l'arco della notte. L'unico che probabilmente questi bollettini, ma qui poi saranno ovviamente le autorità preposte a doverlo chiarire nel dettaglio, l'unico che probabilmente questi bollettini non l'ha visti è stato il sindaco, perché dice che è stato allertato alle 6.36. La città nel frattempo era già completamente coperta di fango. L'unico che non se n'era accorto era il sindaco. Allora,
purtroppo l'unico che non si avevamo accorto, cominciato ero, dicendo non che soltanto... non era giusto fare polemiche sull'allerta, poi alla fine era quello. Da Gazzetti mi aspetto questo ed altro, ma non, possiamo è, non andare è sicuramente un problema anche da Luca Lunedì, che c'ha ancora un gruppo di ospiti. I minuti sono pochissimi, a voi la linea. Sì, Patrizia, siamo qui, volevamo mettere l'accento su un aspetto, perché in questi giorni, in questo mese siamo stati a Livorno tante volte, abbiamo documentato tante storie e tante storie belle, seppur nella tragedia. Cioè Livorno si è veramente rivelata una città con un cuore enorme. Solidarietà in questo caso è un termine forse abusato, ma qui si è rivelato veramente una realtà dei fatti e nei fatti, a partire dai bimbi della Mota, come sono stati chiamati i ragazzini di Livorno che davano la mano, la curva nord della squadra di Livorno, ma veramente una solidarietà diffusa fra tutti i cittadini. È stata una gara di solidarietà. Sì, ma veramente, cioè, giorno per giorno, anche nei gesti più minuti. Quindi volevo dare la parola a Leonardo, perché voleva testimoniare questa cosa anche qua a Montenero. Sì, buonasera a tutti e grazie di avermi concesso la parola. È importante testimoniare l'aspetto della solidarietà, come è stato appena detto, perché oltre ai vari interventi che sono stati fatti dalle varie autorità e dalle varie associazioni, c'è da dire che subito dopo il tragico evento sono corse in piazza le persone più comuni, dettate da un bisogno di dare una mano e di aiutare in modo del tutto disinteressato e senza fare nessuna guerra mediatica e politica, che questa sera mi sembra che un pochino sia stata toccata, e personalmente mi è dispiaciuto vedere tirarsi determinate bordate. Io spero che l'esempio che è stato dato da alcune associazioni, anche più lasciate in disparte, e per quanto sia stato fatto soprattutto dai ragazzi più giovani, perché abbiamo visto spalare ragazzi di 10 anni, 12 anni, 13 anni, abbiamo visto la piazza colorata di 1000 maglie, perché non avevano una maglia che faceva parte di un'unica associazione, ma era una solidarietà diffusa e che faceva ben sperare. Pertanto adesso il sindaco ha la responsabilità, e ha la possibilità soprattutto, quindi signor sindaco, lei ha la possibilità di dimostrare che non siamo soli, e sono convinto che lei questo lo potrà fare. Grazie. Grazie davvero di questo messaggio, grazie a te Luca per il lavoro che hai fatto, l'ho detto ora anche prima. Ora l'applauso lo potete fare, ora, su questo l'applauso glielo faccio fare. È molto bello e l'ho messo in evidenza in tante situazioni, sì. Oggettivamente forse questa è la faccia più bella, che è una dimostrazione veramente di una città vitale, di una città solidale, che ha saputo stringersi in modo disinteressato veramente nel bisogno di tutti quanti, e l'ha fatto nel modo in cui è stato detto. Io credo che questo sia l'elemento che probabilmente più di tanti altri deve essere messo in evidenza, e sono d'accordo con l'intervento che ha fatto. È probabilmente da qui che si deve ripartire, dando forza a questa immagine molto forte. Noi ci diamo un appuntamento, ne riparliamo tra un po', facciamo passare un po' di tempo. Sindaco, sono in chiusura, volevo far sentire ai cittadini quello che ha detto il commissario straordinario, ovvero i tempi che sono strettissimi per fare la ricognizione dei propri danni proprio in vista del risarcimento. E allora sentiamo Rossi, che appunto dice che ci sono ancora pochi giorni. Sentiamolo. Noi abbiamo stanziato al momento molto più del governo nazionale, abbiamo stanziato 28 milioni, 20 andranno in opere pubbliche e stanno andando in opere pubbliche, non solo di ripristino ma anche di messa in sicurezza, e 8 milioni li vogliamo dare come prima assistenza, faremo il bando a fine ottobre, alle famiglie che sono state colpite, particolarmente a quelle famiglie che stanno sotto una certa fascia di reddito, insomma redditi medio-bassi e bassi. Quando arriveranno? Di prima ricostruzione. Ma questi entro l'anno, mentre invece mi faccio dire con un richiamo forte ai cittadini, fate le denunce ora, la ricognizione, consegnatele entro domenica prossima. Noi saremo aperti come uffici a Livorno in via Nardini, via Aristide Nardini al Genio Civile, perché è dalla ricognizione che poi inizia una procedura governativa e parlamentare per riconoscere i danni. E quindi se non fanno la ricognizione i cittadini si rischia di restare in ritardo, di superare la legge di bilancio, e superando la legge di bilancio di andare a finire a non si sa quando. Tuttavia questi finanziamenti dello Stato impiegano più tempo a venire,
Insomma, se le cose andranno bene ci si metterà un anno. Per questo abbiamo messo un'anticipazione regionale che si cumulerà a quella dello Stato verso le famiglie. Per questo abbiamo anche aperto, sempre in via Risti De Nardini, un ufficio di Fidi Toscana per il microprestito fino a 20.000 euro senza garanzie, i primi 2 anni di preammortamento, quindi non si paga nulla, e restituibile in 10 anni senza interessi, che può interessare qualcuno, soprattutto le imprese piccole che hanno avuto danni e che hanno bisogno di un aiuto per ripartire subito. Questo era doveroso. Casagli, 20 secondi. Sì, Livorno purtroppo è l'ultimo di una lunga serie e ce ne saranno purtroppo altre, perché il problema non è risolto, per cui io chiedo soprattutto alla politica meno polemiche, ma prendiamo sul serio il problema. E più leggi, vero? Quella che, per esempio, che dovrebbe... C'è tutta un'attività normativa, che è quella che per esempio mi compete in Consiglio regionale, che tra l'altro vede in Commissione Quarta un approfondimento proprio anche sul rischio idraulico, e quindi ci prendiamo questo impegno anche con il professore e con i telespettatori. Da parte, per chiudere, ringraziandovi ovviamente per questa occasione, presentate le domande entro il 16, ecco, e l'elemento fondamentale che è stata la spinta che ci ha mosso e che mi ha mosso è quello di poter dire che sicuramente Livorno non è stata lasciata sola e la Regione sta cercando di fare la sua parte. Sindaco, l'ultima parola a lei, ha sforato troppo. Ma io voglio un po' anche sulle istanze di questo ragazzo cogliere l'occasione per mettere in evidenza questa immagine meravigliosa che è quella veramente di una città che sa, al di là di tutti quanti i colori e delle battaglie politiche, sa essere solidale gli uni con gli altri, e da calcio, lì credo che in qualche modo si debba parlare del modello Livorno, un modello capace di dare delle risposte concrete, come stiamo facendo vedere oggettivamente a distanza. Rifarebbe tutto. Ma con il senno di poi si fanno tutte le cose in un modo differente. Oggettivamente mi sento di rimandare al mittente le inutili e sterili polemiche. In questo momento c'è bisogno di continuare a lavorare. Ci rivediamo qua alla pancia per riparlare tra un po'. Volentieri, molto disponibili. Benissimo. Mercoledì prossimo si parla di accoglienza e Ius Soli. Arrivederci.